Lunedì 15 febbraio, ore 9, sempre su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle e siamo subito da voi. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia nella sala e da Napoli Milena Miranda. Buongiorno, buongiorno Angelo, buongiorno Ornella Sala che come sempre ci sopporta e ci supporta, e un buongiornissimo e un buon inizio settimana a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori. Siamo nella prima settimana del governo Draghi, un nuovo governo e soprattutto, per quello che interessa a noi, una nuova ministra della giustizia. Possiamo augurarle un in bocca al lupo, no? Ne avrà bisogno, anche sì, perché tra le richieste sì, c'è quello di approntare una riforma della giustizia nuova, no? Certo, assolutamente sì. I Draghi sono sempre stati visti dai religiosi come un elemento negativo, speriamo che sia un elemento positivo. Certo, ci sono anche i draghetti buoni, però c'era un... Se non mi sbaglio, quando i miei figli erano piccoli c'era un cartone animato che parlava di questi draghetti buoni, e quindi ci auguriamo, al di là delle spiritosaggini che ci permettiamo, perché chiaramente cerchiamo di alleggerire un po' la situazione, che ovviamente sappiamo perfettamente essere difficile, pesante, quindi auguriamo un buon lavoro a tutto il governo, anche perché buon lavoro significa buone cose per tutti noi italiani, ne abbiamo bisogno. Sono molto contenta di questo nuovo Ministero della Transizione Ecologica, ancora più contenta che ci sia questo impegno, no? Sia per il digitale che per l'ecologia. E a proposito di digitale, oggi di cosa parliamo, Angelo? Oggi parliamo di un provvedimento del garante tedesco. Come è noto, i garanti europei sono anche materiale di cui tenere conto, e che possono essere anche provvedimenti che possono essere anche attuati in territorio italiano. Parla di riconoscimento facciale, in particolar modo ha bloccato delle ASCE di riconoscimento facciale in un certo ambito. Ne parliamo con Riccardo Coluccini, e poi parliamo invece di un tema generale, di un tema che dovrà essere risolto, e ne parliamo in forma generale con Barbara Calderini: i social e la politica, e soprattutto la democrazia fra i social, nell'ambito dei social stessi. A te per la prima. Anche visti gli ultimi accadimenti, esatto. TikTok, Twitter, che invece ha bloccato per sempre, se non ho letto male, Trump, eccetera, certo, eccetera. Bene, io direi di cominciare subito con la prima intervista curata da te, Angelo, a Riccardo Coluccini, che è giornalista freelance e ricercatore proprio sul provvedimento dell'autorità garante di Amburgo sulla cancellazione ASCE e quindi riconoscimento facciale. Ascoltiamo. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno al giornalista Riccardo Coluccini. Buongiorno. Allora, Riccardo, il garante della privacy di Amburgo ha accolto il ricorso di un cittadino contro Clearview in relazione ai dati biometrici, soprattutto al riconoscimento facciale. Qual è il problema? Si tratterebbe di informazioni raccolte a sua insaputa, ma questo problema della biometria sta assurgendo a problema rilevante in Europa, ma anche in Italia fra un po'. Qual è il problema e che cos'è?
Sì, dunque, l'azienda Clearview AI offre questo strumento di riconoscimento facciale a diverse forze dell'ordine in tutto il mondo. Per farlo, però, ha raccolto le fotografie dei volti delle persone che riusciva a trovare online, quindi ha ammassato, a detta dell'azienda stessa, circa 3 miliardi di foto di persone. Il cittadino tedesco ha esercitato i propri diritti, secondo il GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali, chiedendo di sapere se il proprio volto era contenuto in uno di questi database. L'azienda ha risposto, provando che in quel database c'erano fotografie, che corrispondevano al volto di questa persona. Ovviamente questa persona non sapeva nulla. Il garante privacy, quindi della città di Amburgo, è intervenuto dopo il reclamo presentato dal ragazzo tedesco e ha stabilito che, innanzitutto, queste immagini erano state raccolte senza il consenso. Quindi questa persona non sapeva che le immagini per un volto erano finite nel database di questa azienda, che ricordiamo è un'azienda statunitense. In più, il garante si è spinto oltre dicendo che il risultato degli algoritmi che sono stati applicati a quell'immagine, quindi questi algoritmi di riconoscimento facciale hanno estratto quello che potremmo considerare un calco digitale del volto. Sostanzialmente è una stringa di codici che solamente gli algoritmi appunto capiscono, ma ai nostri occhi non vogliono dire nulla. Il garante tedesco ha detto quella stringa di codici, quella che viene chiamata in gergo tecnico una sequenza di hash dei valori alfanumerici, quella stringa di codice rientra nella definizione di dati biometrici, secondo l'articolo 4 del GDPR. Quindi, essendo dati biometrici, non essendoci stato il consenso esplicito da parte del soggetto, questo tipo di dato deve essere rimosso e cancellato. Quindi, hanno costretto l'azienda a cancellare questo codice, sostanzialmente, che collega l'immagine all'identità della persona. Ma alcuni dicono, beh, vabbè, diciamo che è una vittoria a metà, in quanto il garante avrebbe ordinato la sola rimozione degli hash, no? Cioè, ricordiamo che sono i numeri Sì. poi associati. Perché questo? È un po' una vittoria a metà perché in realtà non si è spinto oltre a dire dovete cancellare anche la foto. Quindi al momento l'azienda è rimasta con una fotografia della persona che ha esposto il reclamo, ma non ha i codici collegati a questa immagine. Però chiaramente sembra un paradosso perché anche l'immagine stessa è stata raccolta senza il consenso dell'interessato. Inoltre, il secondo motivo per cui la vittoria potremmo definirla a metà, è che la decisione del garante di Amburgo si applica solo al caso specifico. Quindi, Avrebbe potuto generalizzare. sì, quindi è una Avrebbe. decisione ad personam e non una decisione generale. Esattamente. In realtà, quello che ci fa ben sperare è che, per esempio, giusto ieri è stata pubblicata un provvedimento del garante canadese in cui mette nero su bianco, sempre riferito a Clearview AI, in cui mette nero su bianco che quello, il servizio che offre questa azienda è sorveglianza biometrica di massa. E noi che cosa, parlo per tutti quelli che non sono molto addentro alla data protection, cosa possiamo fare per proteggere i nostri volti e questi dati biometrici? Dobbiamo rivolgerci direttamente all'autorità o comunque dobbiamo sempre, così scrivere a quel sito, a quell'applicazione che li sviluppa? In questo caso purtroppo dobbiamo essere i primi ad esercitare i nostri diritti, quindi dovremmo mandare una richiesta direttamente alle aziende, ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali, e richiedere se i nostri dati personali sono stati raccolti da questa azienda. A quel punto, come è il caso, per esempio, io stesso avevo fatto una richiesta a Clearview AI lo scorso a marzo 2020 e le mie foto erano presenti in questo database. Quindi il prossimo passaggio, una volta avuta la conferma, sarebbe quello di presentare il reclamo al Garante Privacy italiano, un passaggio che probabilmente farò prossimamente. Dici tu che loro mettono a disposizione un formulario e che si può fare anche attraverso un servizio localizzato in Italia. Di che si tratta e cos'è? Sì, sostanzialmente per rendere più accessibile l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, un'associazione che si occupa di diritti digitali olandese ha messo in piedi questo servizio che si chiama My Data Done Right. Sostanzialmente è un sito in cui si può andare lì, si sceglie l'azienda o l'ente pubblico a cui si vuole rivolgere la richiesta di accesso per ottenere i dati. Questo sito web richiede l'introduzione dei propri dettagli, quindi anche dei dati,
con cui l'azienda può identificarci, quindi nel caso di Clear VI potremmo inserire l'azienda ci conosce grazie alla nostra foto e inseriamo questo dettaglio della foto. Il sito ci produce un template, un modulo di richiesta precompilato che noi non dobbiamo fare altro che allegare all'email e inviarla all'indirizzo che ci viene offerto dal sito. Ogni azienda, ogni ente avrà il proprio punto di contatto e noi in questo modo possiamo esercitare in maniera più facile i nostri diritti. A quel punto, una volta inviata la richiesta, dobbiamo attendere che scadano i 30 giorni e scoprire cosa ci risponde l'azienda. Ci sono altri servizi liberi in Italia, oppure questo è il più attendibile? E soprattutto, quanti più o meno i volti degli europei che sono in questi database? Sugli europei questa è una domanda interessante perché in realtà l'azienda stessa aveva cercato di offrire i propri servizi anche a forza dell'ordine europeo. Ci sono casi in Svezia, c'erano stati dei contatti anche in Italia, anche se non è chiaro chi lo utilizza. E inoltre purtroppo è difficile quantificarlo perché non è l'unica azienda a farlo. Ci sono per esempio un'azienda in Polonia che offre lo stesso servizio e quindi si chiama PMICE e offre lo stesso sostanzialmente un motore di ricerca per volti. Quindi è difficile quantificarlo. Chiaramente MyData.Right non è l'unico sito che permette questa attività, ce ne sono altri, ma ovviamente si può anche ricorrere semplicemente al modulo offerto dal Garante Privacy italiano. Sul sito del Garante Privacy c'è la modulistica in cui si può scaricare il modulo, a quel punto poi bisogna andare nell'informativa privacy della singola azienda e individuare i contatti. Bene, Riccardo, speriamo che i nostri volti non siano diffusi per il mondo, almeno i nostri, e per il momento ti ringrazio e una buona giornata a te. Grazie a te, buona giornata. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso invece una chiacchierata con l'amica Barbara Calderini, maestro nel corso dell'Istituto Italiano per la Privacy, che si interessa da tempo del problema legato ai social e alla politica. E in questo caso, Barbara dice, nel silenzio delle leggi il caos sta vincendo. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico, il processo tributario telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Buongiorno all'amica Barbara Calderini. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, partendo dalle vicende ben note, ma già ormai ben fagocitate di Trump arresto, ormai voglio dire, di fatto alle piattaforme private è legato l'interesse economico, l'interesse dei contenuti e tutti i valori anche di tipo costituzionale. Questa cosa, tu dici giustamente, crea un cortocircuito. Come evitarlo? Sì, allora l'argomento è attualissimo, lo hai appena detto te, ed è stato rianimato con fervore proprio dagli eventi di Trump. Si sono dibattuti in confronti interessantissimi molti esperti costituzionalisti, ricordo il professor Oreste Pollicino, ma tanti altri insieme a lui, proprio per arrivare a un punto, diciamo, un terreno comune in cui potesse convergere questa visione su quello che è il ruolo delle piattaforme digitali nel contesto della società. Piattaforme digitali che di fatto sono state investite di un compito che è assolutamente pubblicistico, comunque parapubblicistico, che è quello di contemperare e mediare, e quindi effettuare la ponderazione tra diritti e libertà degli individui, quindi a cominciare dalla libertà di espressione, alla libertà invece alla protezione dei propri dati personali, alla libertà anche di impresa e quindi al rispetto delle regole della libera concorrenza, fino anche all'autodeterminazione degli individui, no? E quindi queste due visioni contrapposte, e di cui appunto la vicenda di Trump, ma tante altre anche, ne sono state l'esempio lampante, dove a un atteggiamento di self-regulation di stampo americano, diciamo, corrisponde sul fronte europeo invece un atteggiamento di hard regulation, no? Quindi le piattaforme lasciate libere di autoregolamentarsi,
in ossequio un po' anche a quello che è il loro regime costituzionale nativo, quindi negli Stati Uniti, dove solo i poteri pubblici sottostanno al rispetto del primo emendamento della Costituzione, mentre invece le piattaforme hanno quella clausola di esonero da responsabilità della sezione 230, quindi quelle famose 26 parole, e in Europa dove invece stiamo cercando, poi soprattutto in previsione del nuovo pacchetto Digital Services Act, di regolamentare ulteriormente o comunque di cercare di limitare e arginare questa invadenza dei poteri privati delle piattaforme. Certo. E che succede? Che basare solo il discorso su dei valori costituzionali crea dei corticircuito, crea un cortocircuito perché i valori costituzionali divergono da territorio a territorio. Esatto. E quindi, come diceva Oreste Pollicino, che a me è piaciuto particolarmente come approccio, la dimensione si potrebbe spostare proprio se i valori non convergono dal punto di vista invece procedurale dei valori costituzionali, dei principi costituzionali. E quindi ampliare anche la considerazione del ruolo dei poteri privati rispetto a quelli che sono i valori espressi nelle carte internazionali, e quindi rispetto della dignità delle persone, il rispetto della libertà di espressione delle persone, di tutti gli altri diritti che sono abbastanza noti, spero, certo, a chi ci sta ascoltando, e che possono essere fatti valere in un'ottica di maggiore trasparenza e anche responsabilità. Quindi un discorso che va ad incidere anche proprio su come stabilire delle regole di un giusto processo laddove questi meccanismi non vengono espletati in maniera corretta e validamente sostenibile o accettabile, insomma. Quello che un po' si è fatto, no, adesso ovviamente non è proprio così, nell'ambito dei trattati dal 1800 ad oggi, dai diritti dell'uomo ai diritti del fanciullo, una sorta di carta, no, internazionale, con approvazione, diciamo, di Stato a Stato, cioè trattati ai quali gli Stati aderiscono e quindi poi da quel momento in poi conferirli all'interno dei social, no? Cioè, perché poi i social si muovono nell'ambito territoriale. È vero che hanno delle matrici di un certo tipo, da Facebook in Irlanda a Google in America, eccetera, però il loro movimento all'interno di un certo tipo di continente o di Stato deve essere regolato dalle norme interne, ma soprattutto anche dalle norme di un trattato internazionale. Per me diventa fondamentale questo tipo di approccio. Guarda, è assolutamente così, Angelo, io sono d'accordo con te, ed è ancora più fondamentale in quei territori caldi del mondo, ovvero quei territori caratterizzati da regimi politici particolarmente stabili, dove facilmente la moderazione, sia che avvenga o che non avvenga, può sfociare in conseguenze molto gravi, e parlo non soltanto di genocidio e varie problematiche legate proprio alla libertà delle persone, ma anche ad esempio un'eccessiva moderazione porta all'impossibilità di perseguire dei crimini di guerra che invece in quei territori facilmente avvengono, e che molto spesso le piattaforme si prestano, quando sono soprattutto diciamo condizionate da politiche particolarmente autoritarie, ad agevolare o comunque prestano il fianco a questi atteggiamenti. È molto delicato. Sì, è delicato, ma comunque va sollecitata e spinta questa cosa, perché sennò alla fine, viste anche le diverse prospettive, da sovranismi a popolare, metti adesso per esempio, anche se c'entra poco, il colpo di Stato in Birmania, tutte queste situazioni, o in Ungheria adesso è stata addirittura l'ultima radio è stata chiusa, la frontiera dei social, insieme alla libertà di parola, deve essere contemperata, perché sennò ci troviamo in una situazione in cui attraverso i social si gestiscono a livello internazionale il bene e il male delle congetture e delle congiunture politiche. Sì, è proprio così, Angelo, è proprio così. Guarda, la differenza, la bilancia è determinato da delle logiche che vanno dalle logiche
prettamente commerciali e quindi tutto il discorso del modello di business che sta dietro alle piattaforme, certo, alle logiche invece di propaganda computazionale e politica. Tu pensa al ruolo che svolgono le piattaforme nel condizionamento e nell'influenza anche di un pensiero, di una corrente politica nel mondo. Voglio dirti, magari può essere interessante considerare anche che c'è stato ed è recente uno studio dell'Oxford Internet Institute che ha manifestato come rispetto al 2019, oggi, quindi nel 2020, 81 paesi nel mondo, quindi con un incremento rispetto ai 70 circa che era nel 2019, è fortemente condizionato dalle propagande computazionali di stampo politico, certo, che determinano della democrazia, diciamo, come impatto globale in queste zone. E non è per niente banale, non è per niente poco significativa questa cosa. Quindi. Bene, grazie Barbara della piacevole chiacchierata, e sempre un piacere sentirti e una risentirci. Altrettanto per me, Angelo, e grazie a te. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. La più divertente superficie della Terra è per noi quella della faccia umana, e con questo stiamo attenti. Buongiorno a tutti, buongiorno a Ornella Sala, un saluto caro a Milena e a tutti i radioascoltatori. Un saluto anche a te Angelo, un ringraziamento come sempre a Ornella, un saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Visto e considerato che ieri è stato San Valentino, con una frase tratta da I quasi adatti di Peter Hoeg, mi ascoltava anche le mie pause, tutto, anche quello che non riuscivo a dire. Sedevamo lì e io sapevo che questo si prova quando si è completamente accettati. Ci si siede accanto ad un'altra persona e si viene capiti, tutto viene capito e niente viene giudicato. E si diventa indispensabile. E svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.